Dario Costantino, docente universitario all'Angolo Publimagi TV, e devo dirti grazie per essere qui tra noi. Benvenuto. Grazie Giussi, soprattutto per avermi invitato, è sempre un piacere confrontarmi con te, ti ringrazio. E allora, Dario Costantino lo conosciamo come docente universitario, non solo, fa dei programmi radiofonici, ha organizzato una cosa molto carina insieme ai docenti, la possiamo dire? Sì, assolutamente sì. Allora, noi di fatto ci siamo conosciuti in occasione, io insegno latino e greco al Liceo Meli di Palermo, sicuramente tanta è stata l'esperienza universitaria. Ci siamo conosciuti in occasione di Radio Agora, il campionato radiofonico, e con i miei ragazzi ho vinto e tu hai lanciato degli assist preziosi, per esempio col dottore Cucuzza, che è stato giornalista, che è giornalista di grande fama, quindi abbiamo potuto coronare questo sogno. Peraltro sei stata una musa ispiratrice di grande valore, perché mi ha invitato prima del termine di questa bellissima kermesse e dopo, quindi prima per una benedizione positiva e dopo di fatto il risultato è stato assolutamente positivo, quindi un doppio grazie. Dario Costantino non si ferma qua, perché la sua presenza a questa intervista, per il semplice fatto che è diventato il presidente onorario del premio letterario Racalmare, devo dire una cosa molto importante, Leonardo Sciascia 2016. Come mai quest'altra cosa, tra tanti impegni che hai poi tra l'altro? Devo dirti, gli impegni sono veramente numerosi e innumerevoli, però non ho potuto che accettare perché l'onore è stato grande e tu sai bene che sono particolarmente legato ad Agrigento e alla sua provincia anche per l'attività accademica, ho insegnato parecchi anni. Sono molto legato a questo piccolo centro, Grotte, circa 6.000 anime secondo i dati Istat. Di fatto l'establishment della cittadina, nella persona del dottore Paolino Fantauzzo, che saluto, e del dottore Salvatore Bellavia, che è il direttore artistico, mi hanno insignito di questo onore, ma anche di questo onere. Ebbi modo di dire ad una tua collega che mi intervistò nella prima occasione che non è soltanto un onore ed onere, perché sembra un po' una dittologia da politico, ma è una grande responsabilità umana, civile, culturale, perché il premio Racalmare Leonardo Sciascia 2016 ha una tradizione trentennale, siamo giunti alla 27esima edizione. Il premio nasce da una straordinaria idea di uno dei grandi intellettuali siciliani, il grande maestro Nannà, Leonardo Sciascia, che poi lo presiderà per circa 10 anni fino alla sua scomparsa. Giustamente, successivamente alla sua scomparsa, è stato dedicato anche a lui, di fatto è l'unico premio letterario dedicato al maestro Nannà e quindi prende il nome di Racalmare Leonardo Sciascia. Nel 2016 stiamo cercando, di concerto con l'amministrazione comunale e col direttore artistico, con i giurati e quant'altro, di creare una bella festa di cultura che possa unire noi siciliani. Questa è l'idea. E devo dire, a te non manca, perché in quanto docente universitario di cultura ne mangia abbastanza. Devo dire, adesso tu come fai a compensare tutti questi impegni? Perché so che sei proprio qualche giorno partirai per... Sì, infatti fra poco sarò all'estero, sempre per ragioni di lavoro e indubbiamente sempre attinenti alla cultura. Di fatto ci siamo confrontati un po' nei nostri backstage telefonici quando naturalmente programmiamo le trasmissioni. Ho terminato gli esami di maturità da poco con i miei ragazzi e ovviamente c'è questo gravoso impegno che cerco di portare avanti, anche perché mi sposto molto. Stiamo cercando, lo sai, di fare che cosa? Di ridare al premio l'identità sciasciana. E Sciascia disse una cosa importante, che questo premio mantenga quella sorta di circolo virtuoso, che resti legato al territorio, che possa veramente avvicinare l'uomo alla scrittura. Questa è la nostra idea, mantenere questo avvicinamento che voleva Leonardo Sciascia in una scrittura indagativa. Io ebbi modo di dire sempre in conferenza stampa, sarà una sezione di narrativa soltanto per questo anno, forse dall'anno prossimo, con buon auspicio, dall'anno prossimo apriremo anche la sezione saggistica, è una narrativa che vuole ridare forza all'anima sciasciana. Dissi dei testi, degli autori che amano raccontare e raccontarsi. Questa è l'anima del premio letterario 2016. Hai pensato di organizzare qualcosa proprio in merito al tuo compito, dato che sei presidente onorario? Assolutamente sì, il presidente onorario di fatto, anche ai sensi del regolamento che abbiamo redatto eccetera, si occupa del premio, però il premio risulta essere incastonato in una serie di attività molto valide che vengono sicuramente supervisionate dal direttore artistico, il dottore Salvatore Bellavia, con il quale lavoriamo
siamo gomito a gomito in perfetta sintonia. Peraltro devo dirti che di fatto ad agosto già le attività cominceranno una settimana prima con l'inaugurazione di due mostre fotografiche, addirittura ci sarà il Pugnale di Toledo, che è un testo realizzato da Vito Catalano, il nipote di Leonardo Sciascia. Ci sarà una serie di iniziative, perché di fatto, così do un piccolo, piccolo assist ai nostri ascoltatori, ai nostri web ascoltatori, perché e non solo, è sempre molto tecnologica. Di fatto la commissione poi decreterà la terna dei finalisti, sulla terna dei finalisti anche la giuria popolare esprimerà un proprio compiacimento, un indice di gradimento e quant'altro, e poi di fatto alcune pagine di questi autori verranno drammatizzate, presentate da un gruppo di attori supervisionate dalla direzione artistica, per carità, certo anche da me, insomma da tutto l'establishment, e verranno letti in alcune parti della città, appunto per rendere i cittadini non tanto più edotti ma proprio più vicini alla scrittura. E questa è la nostra idea. E allora, che la domanda da farti, dato che siamo già in piena estate, allora l'estate del nostro amico Costantino, quale sarà e come sarà arrivato a questo punto? Di fatto devo dire pochissima estate, perché ci sono tanti adempimenti, ci sono tante responsabilità. Tu sai che naturalmente per me la non assunzione ma sussunzione di responsabilità è un qualcosa che io sento molto forte. Di fatto cosa farò? I miei momenti di serenità, gioco a tennis, così i nostri web ascoltatori possono notare la mia particolare abbronzatura, perché attualmente si vede sempre questa striscetta bianca che di fatto, dato che ahimè la mia miopia deve essere attutita dai miei occhiali da sole per tennis, quindi giocherò molto a tennis. E allora Dario Costantino troverà anche il tempo di giocare a tennis, ma ne sei sicuro? Ne ho anche bisogno, perché come tu sai parlo anche a una persona che ama diciamo l'educazione fisica, l'educazione sportiva, comunque lo sport è uno strumento di educazione e ne abbiamo bisogno molto anche per distendere la tensione, la stanchezza che ci appesantisce troppo. Allora, in quanto docente, io penso che tu sarai abituato, diamo un messaggio a questi giovani, perché siamo pieni di giovani, perché la cultura è importante. Molti non la masticano, purtroppo, perché amano soltanto fare altro. Quindi un messaggio a questi giovani che hanno bisogno di leggere, di documentarsi, la cosa migliore da fare qual è, Dario? Io ricordo un grande insegnamento del mio amatissimo padre, che in un sussidiario di svariati decenni fa lesse una frase, un modus dicendi che mi ha trasferito. In questo sussidiario vi era scritto: ricordati, o fanciullo, che l'ignoranza è la più immortale nemica dell'uomo. E allora a tutti i ragazzi, non ai miei allievi, a tutti quanti, a tutti noi, me compreso in primis, do un suggerimento per vincere l'ignoranza: leggere, leggere, leggere. E questo devo dire che il messaggio importante è. Dario Costantino conclude così questa bella intervista, in bocca al lupo per tutto. Il lupo ti ringrazio e grazie sempre per l'ospitalità. Di niente, grazie. Ciao, a te. Buona serata a tutti, arrivederci.